Buongiorno a tutti, Buona Pasquetta a tutti e bentornati su Fishing Planet. Lo so, era un po' che mancavo la Fishing Planet. Non l'avevo più portato per vari motivi e uno di questi era parlalingua. Ma ora finalmente, come potete vedere qui, c'è l'italiano. Quindi signori, se non avete mai scaricato Fishing Planet o l'avete scaricato ma non vi piaceva perché non c'era l'italiano, ora finalmente abbiamo l'italiano. Da un paio di giorni, una settimana che hanno fatto questo nuovo aggiornamento. Partiamo da... adesso qua siamo nel primo lago. Lago Nastor, quello gratis. Allora, intanto qua finalmente esplorazione paludosa. Ah, finalmente siamo in Texas. Finalmente sappiamo dove siamo. Proseguendo verso ovest lungo una bella riva settentrionale del lago Nastor, scoprirai un vecchio ponte di legno che ti porterà sulla riva opposta. Qui il lago è diviso grosso modo in due dal ponte. Capite? Potete leggervi tutto. Poi il meteo. Il periodo di pesca più produttivo è al mattino presto e alla sera tardi, quando il sole è abbastanza basso. Vedete, dalle 5, il primo giorno, dalle 5 alle 10 più o meno, e dalle 15 alle 21, poi dalle 23 alle 5 di mattina, il primo giorno. Vedete? Qui è il contrario. Con il freddo è meglio andare a pesca verso mezzogiorno, quando la temperatura dell'acqua è più calda. Qui invece con il freddo è meglio andare a pesca verso... Ah, è uguale. Comunque adesso potete giocare fino a 7 giorni. E poi i pesci. Finalmente hanno un nome comune. Vabbè, questo rimane bluegill, crappie bianco, luccio nordamericano, persico, sole smeraldo, pesce bufalo, pesce gatto, orecchio sunfish, shiner, spigola. Poi vabbè, qua le licenze e qua per la chat. Poi l'inventario, zaino, quello che vi portate a pesca. Questo è tutto quello che se andate a pescare vi trovate. Speciali. Questo è il trofeo che ho vinto. Ma quando siete nel menu normale, invece di speciali vi trovate magazzino, che è tutto il resto dell'attrezzatura che avete. Ricordatevi sempre che se prima di andare in un lago o in un fiume non spostate tutta l'attrezzatura che vi serve, che questa è tutta quella che ho nello zaino. Se voi non ve la spostate tutta prima di andare in un fiume o in un lago, nello zaino, quando arriverete a pescare non la troverete perché l'avete lasciata nel magazzino. Questo è molto importante. Poi qua appunto dice speciali, licenze e quanti pesci avete preso. Negozio. Finalmente. I nomi delle canne in italiano. O comunque le spiegazioni in italiano. Vedete, questa serie ti mette a disposizione le canne telescopiche. Poi, missioni. Adesso io sto facendo questa missione qua del Lone Star, che devo prendere 5 pezzi di vecchia lenza aggrovigliata sul fondo del lago e crea una lenza perché crea la tua lenza invisibile. Quindi questa lenza invisibile mi servirà poi per quest'altra missione, per catturare il bufalo pazzo con questa lenza qua. Poi sport, queste devono essere le queste sono i tornei. Quelli in verde sono quelli che si stanno svolgendo adesso, dalle 21 di ieri sera alle 10 di stamattina.
Questo è fine mezzogiorno e non so come si fa. Ok, e questi sono quelli di domani. Sopra in alto a destra vedete martedì, poi competizioni. Questo vi sta facendo vedere da quanto stanno, che stanno giocando. E poi quali sono i tornei? Il 21-4, il 22-4, 23-4, 25-4. Ah, ok. Poi vediamo. Questo è dalle 8 alle 20 oggi. Prova dei pesci gatto, la go cooking. Dalle 6 alle 18, dalle 4 alle. Però non puoi partecipare, puoi solo fartelo visualizzare. Lago Falcon, fiume Monweather, finito. Questo inizia alle 13, questo alle 12, questo alle 7 iniziava. Poi abbiamo il premium, che sono, se volete comprarvi i gettoni o le licenze. Poi qui c'è tutto il vostro, le vostre statistiche. Io sono appena a livello 36, gioco dal 6 dicembre 2017, giorni penso reali nel gioco 293, espansione al prossimo livello mi mancano ancora un botto, ancora 20.000 punti. E poi dov'è il livello? Pesci catturati 11.000, comuni 10.000, 413 trofei e 14 penso trofei unici. Qua tutte le sfide che ho superato e quelle che forse devo ancora superare. No, quelle che ho superato, 65 sfide. Poi queste sono tutte le classifiche. Questi sono gli amici che hanno giocato. E poi ci sono le impostazioni che avete visto prima, che finalmente c'è l'italiano. E faccio vedere un pezzo di questa missione qua. Devo cercare di prendere questi rami. Vedete, adesso anche lì avete la spiegazione. In alto a sinistra trovate il giorno e l'ora. Giorno 1 alle 5:11. Poi la rete, che è quella da fino a 90 kg, che può, minimo pesce può pesare 15 kg, un pesce singolo. Sotto vi dice Lonestar, lenza invisibile, è il livello, è il nome della missione. E poi vi spiega cattura elementi subacquei pezzi 05, cioè 5 pezzi aggrovigliati, e mettili nello zaino. Poi a destra trovate dall'alto cucchiaio, il nome del cucchiaino che state usando, dell'esca in generale. Questo è un cucchiaino da lancio 21 grammi, numero 3, l'amo. Il disegno del cucchiaino. E in basso i metri che tirate e la canna come sta andando. Ok, qualcosa abbiamo preso sicuro di erba. Vediamo che serva. Uno straccio che non ci serve. E in basso a sinistra la chat, e in più vi dice quello che uno ha pescato. Quindi ripeto, se non avete giocato a Fishing Planet fino adesso, perché
non capivate le istruzioni e adesso è il momento di farlo, perché è il gioco di pesca più realistico che c'è e vi divertirete un sacco adesso che c'è l'italiano. Le missioni potrete farle in un battibaleno. Lo posso assicurare. Pezzi di lenza aggrovigliata. Oh, meno male. Uno, visto? Uno l'abbiamo beccato. Ed era qua sotto, quindi se in teoria lancio qua sotto potrei trovare un altro. Poi se viene su anche qualche pesce, ben venga. Diciamo che non mi dispiacerebbe. Quindi voglio iniziare questa serie. L'ho ricominciata apposta. In ogni episodio cercheremo di completare gli obiettivi e di andare avanti. E aiutatemi anche voi se avete giocato a sto gioco a superarli. O chiedetemi pure se volete consigli, ve li do volentieri. O se volete giocare insieme. Allora, lasciamo un attimo che si aggancia bene. Pezzi di lenza aggrovigliato. Perfetto. Allora, a sto punto non serve che lancio chissà dove. L'importante è che la porto qua sotto. Oh, c'è sempre lo stesso pesce a quel punto lì, ma non attacca. È quello che voglio anche dirvi: prima di iniziare una missione, controllate bene quello che vi serve, che vi dovete portare. Vabbè, qua in questo caso qua è gratis sto lago. E vabbè, ma se andate da qualche altra parte dove spendete i soldi almeno per la licenza o anche solo per il viaggio, controllate bene, perché se poi vi siete dimenticati qualcosa non potete più tornare indietro. E invece di fare la missione vi trovate a fare una pescata normale, col rischio di rovinare la canna, il filo, il mulinello, tutto quanto. Quindi mi raccomando, ok, siamo a 3 su 5, vediamo se riusciamo a farlo in maniera veloce. Ce ne mancano due. Vai. Ce ne manca uno. Voi direte buttalo lì sotto? No, perché se lo butto subito qua sotto magari non si aggancia. Invece noi diamo il tempo di scendere. Che sta sul fondo. Accendiamo pure la luce. Foglia. Ah, un altro consiglio. Siccome è successo a me più di una volta, quando si incaglia o si incastra l'amo in qualche foglia, come questo caso qua, nell'erbaccio. Quando giocavo all'inizio, che giocavo con mio zio, praticamente cosa facevamo? Tagliavamo il filo noi. E così abbiamo perso un sacco di uovo. Un sacchetto di plastica. Butta.
abbiamo perso un sacco di cucchiaini ami. Cosa succede? Quando si incastra dovete solo fare una cosa: aumentate la frizione con i tasti direzionali, quelli normali. Vedete, verso destra la aumentate, verso sinistra la diminuite. E facendo così lui si sgancia. Se no, premete anche L2, che è quello per dare il colpo alla canna. E sicuramente si stacca, così non avete il problema di nuovo di tagliare. Io ho perso un sacco di cucchiaini, ho speso un casino di soldi all'inizio per cucchiaini, lenze. Non avete idea di quanti soldi ho speso. Questo poteva essere, non dico ricco, ma quasi, a sto gioco. E poi non facevo le missioni appunto per il motivo che, non essendoci l'italiano, e quando andavi a tradurre dallo spagnolo oppure dall'inglese in base a come decidevo di giocare, purtroppo la traduzione non era mai quella che doveva essere. Invece adesso finalmente con l'italiano dovremmo esserci. Non dovremmo avere più problemi. Giudacco, ma lo fanno apposta. Fino adesso era pieno di ste fogliazze, sti cosi aggrovigliati. Da quella parte lì è bassa l'acqua. Avete visto come è arrivato subito giù il cucchiaino? Come avevo già detto anche negli altri video, dovete solo avere pazienza. Vediamo se arriva l'ultimo pezzo, così completiamo anche sta missione qua. E in teoria l'altra missione è sempre qua, quindi dovrebbe automaticamente darcela, sempre se quella lenza ce la lascia qua. Boh, ha deciso di non farci. Non vuole che superiamo la missione. Nel gioco è passata già un'ora, mentre da noi sono passati un quarto d'ora forse. Oh, ma non ce n'è più erbaccio, com'è possibile? Spostiamoci un po' più qua. Pieni di pesci, eh? Quello sì. Balordo. Ha toccato, ma oh, niente. Non si aggancia più. Ce ne manca una, un pezzo ci manca, erano tutte qua, erano. Cioè non è mica finita adesso. Ah, non ci credo. Ci credo.
In teoria, quando ho pescato a cucchiaino, dovreste tenerla da un lato la canna. A meno che quando il pesce dallo strattone che ha bocca, voi possiate dargli questo strattone qua, vedete? E lui non si stacca. E dovete tenerla sempre da un lato, perché sennò rischi di spaccarvi la lenza. Ma qua sono pesciolini piccoli, non ce la fanno per la bocca troppo piccola, hanno. Non ce la possono fare ad abboccare sta roba. Dai, l'ultima. Niente, non è arrivata. Allora, ragazzi, facciamo così. Questo primo episodio termina qua. Scrivetemi qua sotto nei commenti se avete già giocato quando ancora non c'era l'italiano. Se aspettavate che arrivava l'italiano per giocarci, io sarò ben contento di aiutarvi. Se volete farmi delle domande, scrivete tutto qua sotto. Ecco appunto, avevo staccato la registrazione e mi è arrivata la questa. Ho fatto l'ultimo tiro e ho preso l'ultimo pezzo che mi serviva, il quinto filo aggrovigliato. Quindi questo, quando supera la missione, quello che succede è questo. Vi dice: missione compiuta, Lone Star lenza invisibile, ottimo lavoro, hai ottenuto la lenza invisibile, ora sei pronta a cacciare il bufalo dall'occhio pazzo. Vedete il premio e la lenza. Adesso noi chiudiamo. Questo vi dice: Lone Star mostra bufalo dall'occhio pazzo. Questa è l'altra missione. Praticamente guardiamo a destra prima. Vi darebbe 770 XP, che sono tantissimi. 1750 dollari e due gettoni. Ora che hai un po' di lenza invisibile, prova a prendere il bufalo dall'occhio pazzo. Ricorda che questa lenza è molto fragile, ci vorranno un bel po' di tentativi per ottenere il giusto configurazione, la giusta configurazione e tirare un peso massimo di 5 kg come bufalo dall'occhio pazzo. Senza rompere la lenza, il mostro vive intorno al centro del lago e mangia soprattutto al mattino presto o a metà giornata, a seconda del meteo. Avete capito? Qua bisogna controllare anche il meteo, o mattino presto o mezza giornata in base al meteo. Altri dettagli. Ecco, equipaggia invisibile su canna telescopica o con galleggiante da competizione. Quindi intanto andiamo a vedere se ci ha dato la lenza. Sì, la lenza ce l'ha data. Allora, facciamo così. Noi, come canna invisibile. Io forse l'avevo già fatto, tra l'altro. No. Allora, come canna. La Troy 5. Ogni float deve essere questa. Sì, deve essere questa qua. La flotta. Allora, togli questo. Togli questo. E gli mettiamo questo. Poi, dov'è il galleggiante? Galleggiante amo da 1 come filo non ce l'ho, ecco, e dovete andare a vedere in questo caso qua il pesce e il bufalo, però in teoria qua non c'è, abbiamo il bufalo normale. Però dice palline di semola, mais, effemere e larva di zanzara. Io mi sono portato la larva di zanzara e anche le palline di semola. Proviamo con le palline di semola. E lì dice a metà del lago, prima mattina, quindi adesso fino alle 7 più o meno possiamo provare. Cattura il mostro. Faccio vedere un tiro, poi
ristacco perché sarebbe troppo lunga, però era giusto farvi vedere che l'avevo superato. Facciamo giusto un tiro così. Se arriva così bene, se no poi ci riproviamo. Però mi raccomando, la cosa importante è che adesso c'è l'italiano. Seguite bene quello che vi dice. Adesso il menu si capisce, quindi non dovreste avere problemi. E vi garantisco che vi potete divertire tanto con questo gioco. Qualcosa ha boccato. Ricordatevi che per tirare su prima il L2, per bloccare l'amo alla bocca del pesce, L2 e poi R2. Dai. Ah, questa lenza qua è molto leggera, invisibile, per quello si chiama invisibile. Quindi bisogna fare molta attenzione. In teoria il pesce dovrebbe pesare 5 kg dalle descrizioni. All'inizio può essere noioso, proprio quando iniziate a capirlo e a pescare dei bei pesciolini, vedete che vi divertite. Poi diventa una sfida tra voi e il pesce. Poi, siccome lo aggiornano sempre questo gioco, il bello è che potete scoprire pesci nuovi, attrezzature nuove. Allora, qua c'è una cosa da dire. Come ami, o li usate piccoli, quindi dal quelli piccolini, e poi vi faccio vedere quali sono, il 6, l'8 e il 10, oppure usate l'1, quello che ho io adesso. Non usate il 2 sulla canna fissa così, perché col l'amo da 2 non prendete nulla, non abbocca nulla, è raro che abboccano. E invece se usate la canna da fondo potete usare fino al 2, vi consiglio il 2, che col 2 l'amo da 2 abbocca con l'amo da fondo. Cucchiaino qualsiasi, in alcune parti del lago. Tutta questa parte qua potete usare anche un cucchiaino da 2, da 3, come amo. Mentre dall'altra parte del ponte, come avete visto, oh, vediamo. No, non è un bufalo. Niente. Allora ragazzi, chiudo con questo pezzo qua, con questo pesce che abbiamo preso, il pezzol, e anzi un bluegill da 2,20 etti. Chiudo questo primo video, vi ringrazio del supporto che darete al canale, se metterete mi piace, e mi raccomando scrivete qua sotto se avete domande o consigli da darmi. Ciao a tutti e a un prossimo episodio, ancora buona Pasquetta. Oh